Cari amici, bentrovati per la nuova stagione di Cronaca Rossonera. Purtroppo cominciamo con una sconfitta, dopo vedremo le immagini di questa sconfitta del Milan che è arrivata sul campo di Firenze, che non è certamente una squadra semplice, anzi una Fiorentina che ha fatto capire che quest'anno vorrà ottenere qualcosa in più magari rispetto all'anno scorso e perché no, magari lottare anche per il campionato, anche perché abbiamo visto che la Juventus non è certamente la Juventus che abbiamo visto negli ultimi anni, tre cessioni importanti quali Vidal, Pirlo e l'altro che mi sfugge adesso, chiederò una mano all'amico che abbiamo in linea, pensate, un grande ex rossonero e anche viola, e al telefono con noi l'immenso Luciano Chiarugi. Ciao Luciano. Sì, buongiorno, ciao Valentino. Senti Luciano, sì. Tu tra Milan e Fiorentina chi ti favi l'altra sera? Ma guarda, io ti dico francamente che all'inizio tutti quanti c'era sempre questa incognita di sapere entrambe quello che potevano fare, no, in campo. È chiaro che sono ancora cantieri aperti, allora se, scusami se uso questa parola, però è chiaro c'è ancora da ultimare, da vedere un attimino sia per la Fiorentina che per il Milan, forse più per il Milan in questo momento, un po' anche per gli infortuni e tutto quanto, quelle che sono poi le novità che può portare Mihajlovic e che ha portato la società. Ma è chiaro che l'altra sera sicuramente abbiamo visto non un bellissimo Milan, sicuramente ancora un pochettino a cercare se stesso, però la Fiorentina devo dire che ha giocato una grandissima partita, l'ha giocata con un bel piglio, una bella gamba, una bella velocità, che il Milan veramente è andato veramente in difficoltà. Forse a livello tattico, dico ora così, voglio saltare un pochettino certi preliminari, voglio dire, in quel momento quando magari il Milan aveva visto che la Fiorentina aveva cambiato modulo, perché la formazione che era iniziale è stata stravolta poi in campo, sicché tutti quanti ci siamo anche abbastanza meravigliati, però i risultati poi gli hanno dato ragione. Il Milan non è stato capace forse di capire bene e attentamente quello che era in quel momento la velocità e le verticalizzazioni che stava facendo in quel momento Sosa. Ecco, senti, tra l'altro la Fiorentina che ha giocato per 9 undicesimi, se non sbaglio, con la stessa formazione dell'anno scorso, c'erano solo... Sì, è chiaro, ma anche a sorpresa, io pensavo che giocasse Suarez e poi come vedi ha giocato questo Kalinic, secondo me che è un ottimo giocatore, con Bernardeschi, voglio dire, se andava a giocarsi Iaquin non l'ha fatto giocare, insomma, ci sono state dalla formazione che sembrava scontata delle sorprese, perché tutti quanti credo che questa formazione abbia sorpreso e poi in maniera anche piacevole. Il Milan sicuramente non è stato preparato bene, eventualmente anche al sistema di gioco e al modulo, è stato preso un pochettino così in contropiede e poi Eli sicuramente ha pagato un pochettino un po' di inesperienza e un po' di gioventù, quello che poi è stato il fallo che l'ha portato all'espulsione e a lasciare il Milan 10. Però io voglio dire, al di là di questo, le grandi occasioni, perlomeno nei primi 35 minuti, il Milan ne ha create poche, ne ha create solamente una, poteva anche far gol.
però la Fiorentina ha creato 4-5 palle gol clamorose, che vuol dire che al momento ancora il Milan deve sapersi assestare nella maniera migliore. Sì, è un po' poco effettivamente. Senti, ti faccio una domanda, Luciano. Sì. È la stessa che fece a Pierino Prati. Io te do un assist, però a Pierino, che conosci benissimo, ci hai giocato anche insieme. Ho chiesto qualche tempo fa, Milan e Roma, quale delle due ami di più? Lui mi ha risposto, sai, Milan è l'amante, è la moglie, e la Roma l'amante. Con Chiarugi possiamo dire che la Fiorentina è la mamma e il Milan la moglie? Possiamo dirlo sicuramente, dai, capiamo bene. Io credo di essere stato al Milan in una fase meravigliosa, ho giocato con dei grandissimi campioni, ho avuto delle soddisfazioni immense. Che posso dire, la Fiorentina è stata una cosa grandissima, perché mi ha lanciato in un mondo fantastico, dove dopo col Milan sicuramente ho raggiunto la perfezione calcistica. Che voglio dire, entrambe sono due società che mi sono e tuttora mi rimangono nel cuore. Senti Luciano, vogliamo svelare, tu me l'hai raccontato una volta, un aneddoto bellissimo, il tuo soprannome Cavallo Pazzo quando ti fu affibbiato? Ma il Cavallo Pazzo è venuto fuori, siccome io all'inizio ero giovane e ero abbastanza fumoso sotto un certo aspetto, anche per il mio modo di giocare. Io feci un gol, mi ricordo al Napoli, che c'era Dino Zoffo in porta, e dalla gioia cominciai a correre per tutto il campo, tutti a rincorrermi, nessuno mi prendeva. Da lì un giornalista e disse, se fosse stata i cancelli aperti sarebbe andata addirittura alla stazione. Però voglio dire, questo, e poi dice solamente i cavalli di razza, e da lì poi Cavallo Pazzo, perché ebbi francamente un'esultanza esagerata, appunto perché ero giovane. Gol in quell'anno lì ne feci solo 4, e quello fu secondo me un gol importantissimo a un grandissimo portiere, e questo appellativo me lo sono sempre portato dietro. E via, marchio di fabbrica. Senti, torniamo al Milan, Luciano. Balotelli è tornato. A me è sempre piaciuto Mario Balotelli, tolto il carattere, secondo me è un buon giocatore. Secondo te riuscirà in questa nuova stagione a Milan finalmente a trovare pace, gioco e gol? Ma io credo che tutta l'Italia aspetti questo giocatore, perché è chiaro che questa è un'ulteriore dimostrazione di fiducia che viene data al giocatore. Il giocatore in questo momento è chiaro che già prima lui questo amore per il Milan credo l'avesse dimostrato ampiamente, addirittura aveva portato anche a fare tante polemiche verso l'altra squadra. Però voglio dire, deve ritrovare se stesso, il Milan ha bisogno forse di trovare un giocatore, e credo che il discorso sia reciproco. È chiaro che ci sono anche gli europei, che è un'occasione che gli può capitare in maniera fantastica. Io mi auguro che faccia bene, che sia veramente carico, nel senso che possa ritrovare quell'entusiasmo calcistico che mi sembra abbia perduto. Io credo che lo può ritrovare, perché gioca in un Milan, una squadra che ha delle grossissime ambizioni, e lui potrebbe veramente essere l'uomo che potrebbe ancora ritornare a fare la differenza. Io glielo auguro con tutto il cuore a lui e alla società. Certo, secondo te tra Bacca e Luis Adriano chi è che potrebbe uscire in favore di Balotelli in un eventuale Balotelli? Questo è difficile, è chiaro che dovrà rivedere sicuramente tante cose, è chiaro che dovrà rivedere un attimino anche l'assetto centrale e poi vedere indietro come gioca. Insomma, probabilmente quando si prende giocatori così importanti dobbiamo sempre cercare di non fare solo una mossa, ma di farne due o tre in maniera estremamente intelligente, in funzione che magari possa funzionare tutto quanto, perché il collante del centrocampo con l'attacco e con la difesa credo che sia determinante e fondamentale. Certo. Che credo che a Mihajlovic sicuramente, che è un allenatore che ha già fatto bene nei nostri campionati, possa trovare la quadratura giusta, perché io penso che possa avere a disposizione dei giocatori che gli possano sicuramente dare delle buone soddisfazioni. Senti, si parlava di una partenza eventuale destinazione Torino di Montolivo.
Tu cosa ritoccheresti o chi acquisteresti per rinforzare la rosa del Milan, la squadra, diciamo, quella che tutti vorremmo vedere vincente per arrivare, insomma, nei piani alti della classifica? A dei livelli importanti. No, io dico che Montolivo per me è un ottimo giocatore. È chiaro che De Jong sicuramente con gli altri, Bonaventura e Bertolacci, possano fare bene, ma è chiaro che sono tutti fuori che De Jong. Sicuramente gli altri due mi sembrano più caratteristiche offensive che eventualmente situazioni da incontristi. Ma si parla di questo Song, è chiaro che bisogna vedere ora il West Ham e il Barcellona cosa possono dire di questo giocatore. Però nel mezzo al campo sicuramente ci vuole gente che probabilmente fa un po' più di barriera, e a meno che Mihalovic, che se la voglia giocare sempre cercando di avere più possibilità possibile in fase offensiva. Perché proprio in queste ultime ore si parla di Soriano, sarebbero sempre più fitti i contatti tra Milan e Sampdoria. Mihajlovic l'ha avuto l'anno scorso e Ma poi no. sì, no, ma Soriano sicuramente è un giocatore che conosce bene Mihalovic, però credo che ci siano delle difficoltà in questo senso. Però Soriano sicuramente sarebbe un giocatore ideale da poter affiancare a De Jong, sicché voglio dire, Mila credo che stiano lavorando per cercare di fare tutto quello che è giusto fare. È chiaro che poi io il Mila lo vedrei un pochettino più avanti, sicuramente perché le assenze importanti secondo me di Mertens e di Menez possono un pochettino condizionare quello che è la quadratura poi di questo Mila. Vediamola al completo e poi possiamo veramente esprimere i giudizi, ma è chiaro che la sconfitta di Firenze, vedendo un pochettino alle porte, vabbè che c'è una sosta della nazionale, ma alla terza c'è questo derby, insomma, voglio dire, bisogna stare attenti, bisogna stare attenti e valutare bene attentamente e di non fare più scivoloni come quelli di Firenze. Non sono più ammessi. Infatti, domenica avremo l'Empoli a San Siro. Ecco, bisogna cercare di vincere in tutti i modi. Un tuo pronostico? Ma io, anche se l'Empoli è una squadra estremamente simpatica, però io penso che il Milan possa veramente vincere. Ho capito. Senti, io per colpa tua ho tifato nell'ordine Napoli, Sampdoria, Bologna, Rimini, Massese. Hai già capito cosa voglio dire? Che ti ho seguito anche se giocavi nel cortile di casa tua. Se tu potessi tornare a 25 anni, che squadra sceglieresti? Sceglierei, direi una fetta un po' di tutte quante, ma Milan Fiorentina le metterei su tutte. Cioè, giocherei un tempo con Milan e un tempo con la Fiorentina. Il tuo ricordo più bello, a parte tu sei l'eroe di Salonicco con William Vecchi, il tuo gol su calcio di punizione, anche lì hai fregato Rivera sul tempo, se non ricordo male. Esatto. vabbè, ma lì, perché così, a volte un po' di spensieratezza anche magari nei tiri che magari nessuno può pensare che può indovinare, il Signore in quella sera lì mi ha dato questa opportunità, ho fatto questo gol e le cose sono andate direi per il verso giusto. Però io dico, quella grande gioia, no, non voglio ricordare Verona poi qualche giorno dopo, però voglio dire, il gol più bello che è rimasto ancora dopo 44 anni, sicuramente quello a Torino fatto con la Fiorentina l'anno dello scudetto. Direi vincere lo scudetto con la rivalità che tu conosci bene, tutti conosciamo bene, tra Fiorentina e Juventus, Mi immagino. rivalità sportiva, è chiaro. Vincere lo scudetto in casa della Juventus è stata forse una delle cose più gratificanti da calciatore in modo assoluto. E beh, credo che chiunque ne sarebbe contento. Va bene, No, anche Lucio. perché ho fatto gol lì, sicché io ho dato la palla a gol, sicché io ovviamente sono doppiamente felice. Tra l'altro, lì a Firenze c'era con te un altro ex rossonero, Maraschi, giusto? Esatto. Il buon Mario Maraschi. Grande centravanti, grande persona, insomma. E avevamo trovato veramente il binomio giusto, lui era veramente forte lì davanti, l'intesa nostra era perfetta, sicché voglio dire, siamo riusciti, tant'è vero che quel campionato lì abbiamo perso solo una partita in casa col Bologna Quindi. e poi siamo andati dritti filati verso lo scudetto senza più perdere. Questo credo che il merito sia veramente di tutto il gruppo, di tutto lo staff e della società.
Senti, l'unico rammarico di Luciano Chierugi in carriera possiamo dire che riguarda l'azzurro. Sì, no, ma io francamente con una certa serenità, perché allora sì. Quando trovi tantissimi calciatori che ce n'erano un'infinità, no? Da Prati a Pulici, a Causio, a Gigi Riva, a Boninsegna, voglio dire Mazzola, Libera, cioè, voglio dire, è sempre difficile poter fare delle scelte. È chiaro che poi Gigi Riva credo che sia stato il più grande assoluto in tutti i sensi, perché voglio dire, da una parte una piccola consolazione perché davanti sicuramente c'è stato un giocatore immenso, e dove la mia parte io credo sempre di aver cercato di giocare e far divertire, poi il resto le decisioni erano gli altri che le dovevano prendere. Ma no, voglio dire un inciso, la grossa delusione è stata veramente quel 5-3, vedere il Bentegodi con le bandiere già con la stella e non aver conseguito il triplete. Sicuramente per me sarebbe stato il primo anno al Milan, un anno veramente indimenticabile, anche se non vincendo quello non lo è stato, perché poi abbiamo vinto anche la Coppa Italia battendo la Juventus a Roma. Che voglio dire, tanta gioia ho avuto nel Milan. Ma senti Luciano, io non volevo chiedertelo perché so che è una ferita ancora aperta sia per te che per tutti gli altri, ma già che hai aperto il discorso, ma a Verona eravate davvero così stanchi? No, assolutamente. Guarda che noi dopo la partita di Salonicco ci siamo ritrovati, siamo arrivati a Milano e il giorno dopo immediatamente siamo andati in ritiro, proprio super concentrati a cercare di fare questa partita. E ti dico, se tu vai a guardare, nei primi 10-12 minuti noi abbiamo avuto tre palle gol nitide, sì, pulitissime, per poter passare in vantaggio, e poi due e mezzo autoreti, due e mezzi tiri trovati, e quelli tiri della domenica, che però cioè questa non è una scusante. Addirittura siamo andati sotto, non so che è successo, probabilmente ci si sono impastate le gambe e la testa, perché noi avevamo la convinzione che potevamo sempre recuperarla quella partita, invece purtroppo è andata a finire in maniera come tutti sanno. Sì, anche perché voi comunque tre gol li avete fatti a Verona quel giorno. Quindi lui... Sì, ma appunto, è questa la nostra rabbia. Poi in un Verona che era già salvo, che voglio dire, sono quelle giornate, ti ricordi quando la Roma ha perso con Lecce lo scudetto, sì, no? Sì, cioè sì, voglio sì. Dire, sono episodi dove Lecce aveva 8 punti, ha giocato l'ultima partita tutta a festeggiare lo scudetto e perso in casa da Lecce, se non vado 2-0, 2-1, cioè, non vorrei ricordarmi male, però voglio dire, sono delle cose che purtroppo non si capiscono, però è successo. Ti voglio fare una domanda riguardo a questo, ma è vero che negli anni 70 una squadra, che so, Milan-Verona, il Brescia, diciamo il Brescia, poteva pagare il premio partita al Verona se il Verona vinceva? No, guarda, io direi solamente una cosa, che forse magari c'entra o non c'entra. Il presidente del Verona era Garonzi. Sì, so già dove vuoi arrivare. È bravo, e allora voglio dire, io non lo so, è chiaro che ci sarà stato sicuramente, lui aveva una grossissima concessionaria della Fiat, ora senza, per l'amor di Dio, sono ipotesi che possono essere fatte. Il Verona quel giorno lì ha giocato col coltello tra i denti e noi purtroppo non ci aspettavamo un Verona così aggressivo e le cose sono andate come sono andate. Sì, ma effettivamente io ho visto un ampio servizio su quella partita e il Verona giocò manco fosse la finale del campionato del mondo. Bravo, vedi, ti sto dicendo questo. Sì, no, che è incredibile, voglio dire, non è che una squadra deve far vincere quell'altra, giochi la tua partita, ma una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato e gioca con questa veemenza, beh, qualcosa... Ma è chiaro, poi ti dico anche un'altra cosa, noi avevamo chiesto, cioè il nostro presidente Albino Buticchi aveva chiesto con la società di poter rimandare la partita il lunedì, cioè giocare un giorno dopo, visto che venendo da Salonicco, vincendo un trofeo importante per l'Italia, e questo poteva essere riconosciuto e gratificato, cioè giocare un giorno dopo. Invece tutti si sono opposti, siamo andati a giocare la domenica, forse magari con un giorno in più di riposo, avremmo sicuramente fatto una partita diversa. Sì, io so che il buon Elio Rocco se l'ha prese molto perché non ci fu questo rinvio. Sì, esatto, cioè io è sempre stato Elio Rocco una persona estremamente equilibrata, però voglio dire,
quell'anno lì poi ci sono stati due episodi, questo che ho menzionato adesso e il rigore che mi è stato annullato a Roma con la Lazio, che voglio dire. E sono purtroppo delle cose che ti rimangono dentro, cioè lo bello mi annullò questo gol, lui lo convalidò, ma il guardaline rimase impalato, lo bello di solito che è autoritario, decide lui, ha sempre deciso lui, ascoltò il guardaline e anche lì io credo che poi anche quell'episodio, insomma, con l'espulsione di Rocco che non era mai stato un allenatore espulso dal campo, tanti piccoli episodi, tante piccole contraddizioni che non ci hanno fatto permettere di fare il pipretto, perché sarebbe stata un'annata fantastica. Senti, ma non è che alle volte magari Rivera, che è stato a mio avviso il più grande calciatore, il più grande numero 10 italiano di sempre, possa avere con le sue, tra virgolette, polemiche, aver danneggiato il Milan quell'anno? Perché cioè, lo bello e il Palazzo in generale, mi sembra che nel campionato 72-73 abbia massacrato il Milan, non sbaglio? Ma guarda, io ti dico solamente alcune particolarità. Spesso e volentieri questa rivalità che c'era fra Rivera, definito come appellativo Abatino, sì, che spesso e volentieri si canzonavano un pochettino sul Guerri Sportivo, che allora faceva tutte queste vignette, tutto quanto, sì, questo Lobello che beffeggiava Rivera spesso e volentieri, perché diceva un fighetto, un Abatino, sta sempre a reclamare, tutto quanto, non c'era buona sintonia tra Lobello e Rivera, credo che ampiamente, tantissime volte sia stato dimostrato. Che voglio dire, combinazione, in certi episodi c'è entrato ancora Lobello, che voglio dire, non lo so, il calcio forse non cambierà mai e tutt'oggi vediamo ancora certe situazioni che a volte sono strane e curiose, però voglio dire, proprio a Roma con la Lazio, perché noi con quel gol potevamo dire fine al nostro campionato, andare a giocare l'altra partita con una serenità incredibile e lì si poteva dire chiuso il campionato, però arbitro Lobello dà il gol e poi va a sentire, cosa che di solito non fa, il suo collaboratore probabilmente non so cosa si sono detti, hanno annullato il gol e niente, è peccato perché le cose sono andate come probabilmente te le racconto. Il Milan ci smerò, però comunque fatto sta che tu, Luciano, hai avuto una stagione bellissima al Milan, poi purtroppo non so per quale motivo ancora oggi tanti tifosi se lo chiedono. Luciano Chierugi va a Napoli non per sua volontà, possiamo dirlo questo? Certo. No, ma perché lì era successo, credo che tutti ormai si ricordano, il fatto che De Rivera, quando c'era l'allenatore Giannoni, Gustavo Giannoni, che probabilmente voleva cercare di modificare un pochettino il gioco di Rivera, portarlo più a ridosso delle punte, lui probabilmente non voleva accettare questo tipo di soluzione, e si è detto all'Aventino per 3-4 domeniche, 5, dove i tifosi non vedevano il proprio Beniamino e inveivano contro di noi, sembrava che noi si facesse una congiura contro Rivera, invece praticamente noi aspettavamo solo che Gianni ritornasse, perché sapevamo il valore e l'importanza di questo giocatore. Certo. Peccato che anche quell'anno dove finimmo terzi, se ci fosse stato Rivera e non tutte quelle polemiche, anche quell'anno lì si poteva veramente puntare a vincere il campionato. Che voglio dire, questi ormai sono ricordi che possiamo raccontare, ma sono frammenti, sono discorsi che possiamo fare così. Certo. Però tutte quelle polemiche, questo fatto che i tifosi addirittura arrivavamo noi a San Siro, ci lanciavano i sassi, quelli pro Rivera, sicuramente Rivera non è che intervenisse o potesse intervenire e dire lasciate perdere la squadra, io non ho capito quello che ti voglio dire. Sì. Era una cosa che noi cercavamo di fare il bene del Milan e magari qualcun altro voleva fare il proprio bene, perché voglio dire, questa cosa qui sicuramente non è stata una cosa simpatica. Ti credo. Va bene, comunque Luciano, io penso di venire giù dalle tue parti nei primi 10 giorni di settembre e ti porto un regalo particolare, darò un anticipo sulla pagina della tua dolce figliola, una bella foto con la maglia rossonera con scudetto e stella indossata da te. Va bene, grazie a tutti, ciao. Te la meritavi, ciao Luciano, rimani in linea, grazie. E noi a questo punto lanciamo il servizio Fiorentina-Milan, ahimè, 2-0 per i Viola. Grazie, a dopo.
visto, ahimè, le immagini di questo Fiorentina-Milan, 2-0 per i Viola, abbiamo sentito il parere di un grandissimo ex del Milan, il grande Luciano Chialugi, e torniamo in studio e ritroviamo un amico che ci accompagnerà per tutto il campionato, il nostro Salvatore Di Sarno, presidente del Milan Club BNL di Roma. Ciao Salvatore! Ciao Valentino, buon campionato a tutti! Senti, penso che tu sia d'accordo con quello che ha detto Luciano, immagino. Ma assolutamente sì, a parte che non oserei mai contraddire quello che dice un'icona del calcio italiano come Luciano Chialugi, insomma. Senti, parliamo prima che della partita, vorrei aprire il discorso mercato. È tornato Mario Balotelli, io credo che sia comunque, vado controcorrente, un buon affare, perché comunque se Mario, come abbiamo detto con Luciano, ritrova testa e gol, è un buon acquisto per tutti, per il Milan e anche per la nazionale. Pare che questa operazione Balotelli rientri in un'operazione ancora più grande che dovrebbe riportare Ibrahimovic a Milan, quando non lo so, si parla di un contratto triennale di 10 milioni di euro a stagione per Ibra. Raiola avrebbe detto: ok, tu ti prendi Balotelli, io farò di tutto per riportare Ibra al Milan. A te risulta questa cosa? Guarda, a me risulta leggermente diversa, sicuramente può rientrare nell'affare Ibrahimovic, a me risulta che, salvo mal di pancia dell'ultimissima ora, Ibra quest'anno resterebbe ancora un anno a Parigi, quindi terminerebbe il suo contratto e verrebbe direttamente l'anno prossimo con un biennale da calciatore, poi in seguito si fermerebbe come dirigente ancora nel Milan. Queste sono le notizie che mi risultano. Per quanto riguarda Balotelli, vado controcorrente anch'io, io sono d'accordo con te. Per me è stata una grossa opportunità. A questi prezzi, secondo me, non c'è assolutamente nulla sul mercato in tutta Europa. Cioè, prendere a costo zero un giocatore potenzialmente devastante come Balotelli, secondo me, è un affare. Certo. Certo. Io anzi ti dirò di più, partite come quella di Firenze, dove abbiamo strameritato di perdere, dove non avremmo cavato un ragno dal buco neanche giocando altre due ore, magari la persona come Balotelli ti avrebbe inventato un gol su punizione o con un tiro da fuori, cosa che Bacca e Luis Adriano, pur essendo degli ottimi giocatori, non hanno nel loro repertorio. E a quel punto saremmo riusciti anche a salvare la partita. Quindi secondo me Balotelli, da un punto di vista tecnico, è stato un affare e ci risolverà tante partite, come d'altronde ha fatto quando ha giocato con noi. 30 gol in 54 partite non sono pochi. Infatti, si parla anche di una partenza di Montolivo destinazione Torino, bianconera. Mamma mia, io spero che non sia vero, in primis per non ripetere quello che è successo con Pirlo, con il dovuto paragone. Sicuramente Montolivo non è Pirlo, sicuramente non ha reso al Milan come ci si aspettava, anche a causa di numerosi e pesanti infortuni, però darlo via alla Juve sarebbe veramente un errore devastante per noi, quindi non... Spero veramente che non sia vero, spero che sia soltanto una bufala e spero che Mihajlovic, che tra l'altro lo conosce, lo ha già allenato, riesca anche con lui a ricostruirne il morale e a ripresentarlo in buone condizioni prima possibile. Però vedi, secondo me ci si aspettava troppo da Montolivo, per me è stato anche addirittura troppo appena arrivato dargli la faccia da capitano, onestamente, perché... facendo le debite proporzioni, Montolivo non è Antonioni o Baggio, che a Firenze sono stati dei leader e che leader. È arrivato a Milano, un buon giocatore certamente, ma secondo me gli manca qualcosina. No, sono d'accordo, sicuramente è arrivato con troppe aspettative, sarà stato anche perché in quell'anno è stato l'acquisto di maggior nome del Milan. Però sicuramente, come dici tu, non è a livello di Antonioni, di Baggio, ma neanche di Pirlo, ti ripeto. Però è assolutissimamente un buon giocatore che nel centrocampo del Milan ci può stare. E quindi cederlo alla Juve sinceramente mi farebbe male. Quindi io farei di tutto comunque per ricostruirlo, è ancora relativamente giovane, ha 30 anni, quindi secondo me altri 2-3 anni su buoni livelli può sicuramente farli
e io cercherei sicuramente di recuperare un giocatore come Montolivo. Certo, va anche detto a sua difesa che ha avuto degli infortuni abbastanza importanti, purtroppo, che ne, che ne hanno limitato il rendimento. Però potrebbe rientrare anche in un, cioè la successione in un discorso Soriano al Milan, o sbaglio? Guarda, il discorso Soriano, allora ti dico, come livello di giocatore, secondo me anche Soriano è un buon giocatore, ma non ti fa fare il salto di qualità come Montolivo, quindi cedere Montolivo per poter arrivare a Soriano, secondo me non so quanto valga la pena. Cedere Montolivo alla Juve per poter avere Soriano dalla Sampdoria. Se mi viene a dire che il sacrificio di Montolivo possa servire per arrivare a un giocatore di livello superiore, quale può essere Witzel, ma quale possono essere altri nomi che ho visto, anche ho letto sui giornali stamattina, allora è un altro discorso. Ma sinceramente dare via Montolivo per arrivare a Soriano, secondo me la sostanza cambia poco. Tra l'altro Soriano secondo me rischia, è un buonissimo giocatore, è premesso che sia un buonissimo giocatore, ma rischia di essere un po' un doppione di Bertolacci e Bonaventura. Sono tre secondo me buoni giocatori, più che buoni giocatori, tecnicamente validissimi, ma nessuno di loro è un regista ed è lì il buco del Milan in questo momento. Bisogna trovare uno che detta i tempi e che lanci negli spazi Bertolacci e Bonaventura, perché quello è il modo loro di giocare, dove si fanno valere meglio gli inserimenti negli spazi. Serve un giocatore che sappia lanciarli. Né Bertolacci né Bonaventura hanno il passo per fare il regista. Sì. Serve qualcuno che detti i tempi alla squadra e che faccia salire di tono sia Bertolacci che Bonaventura. Ok. E qua, e fin qua ci siamo. Adesso parliamo del disastro, tra virgolette, disastro di domenica sera a Firenze. La squadra è stata veramente messa sotto dai Viola, che per 9 undicesimi, ne parlavo appunto con Luciano, era la Fiorentina dell'anno scorso. Una squadra secondo me un po' impacciata, anzi togliamo un po' impacciatissima a centrocampo, l'attacco latitante, perché si sa che quando inciampa il centrocampo l'attacco ne risente, ovviamente. In difesa non abbiamo centrali di esperienza, come la vedi? Guarda, io ti dico la mia, per me hai centrato quando mi hai parlato del centrocampo, secondo me il centrocampo è il fulcro di una squadra di calcio. Come dicevi tu, l'attacco, se non è rifornito dal centrocampo, ha ben poco da fare. Bacca di Sagriano hanno anche corso tanto, ma senza rifornimenti non sono Ibrahimovic e Balotelli della situazione che possono inventarsi da soli un gol. Certo. Se non sono serviti possono fare poco, ma anche la difesa deve essere coperta dal centrocampo. Io ti dico, guarda, sicuramente l'inesperienza ha contato su Eli e su Romagnoli. Però ti dico anche che fino all'espulsione di di Eli, nella prima mezz'ora per 4 volte abbiamo concesso l'1 contro 1 alla Fiorentina. Sì. E lì qualunque centrale va in difficoltà, 4 volte in mezz'ora è tanto, e lì significa che il centrocampo non dava il filtro giusto alla nostra difesa. E ringraziamo un certo San Lopez che ha fatto miracoli a Firenze. Ancora una volta come l'anno scorso si è confermato, e meno male che c'è lui, che comunque è l'uomo di esperienza della difesa. Assolutamente sì, assolutamente sì. E tra l'altro Milan, possiamo dire, ne parlavamo l'altro giorno io e te, nel ruolo portieri possiamo stare tranquilli, perché penso che, per, come hai detto tu, per una decina d'anni possiamo stare tranquilli tra Lopez e le ottime riserve, o sbaglio? Sì, 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 secondo me per 10-15 anni siamo assolutamente a posto. Diego Lopez per 2-3 anni può essere sicuramente il miglior portiere del campionato, e a seguire tra Gabriel e poi Gigi Donnarumma secondo me siamo a postissimo per anni. Di Gabriel non condivido la sua scelta di andare al Napoli, dove fare a panchina, avrebbe potuto continuare al Carpi e giocare un intero campionato. Sì. Però vediamo se troverà spazio al Napoli. Donnarumma, che ha giocato con un'autorità da veterano alla finale del trofeo team, parando addirittura a 2 rigori, per un ragazzo di 16 anni penso che sia qualcosa di strepitoso. Sì, sì, tra l'altro ne aveva parlato anche uno a cross del Real Madrid nella partita precedente, quindi lui ha dimostrato assolutamente di essere tecnicamente mostruoso per l'età che ha.
veramente molto molto più maturo per l'età che ha. Considera che lui è in età per giocare negli allievi, mentre ha di fatto saltato la primavera ed è già in prima squadra. Lui è un predestinato, quindi bisogna solo aspettare qualche anno, e penso che un paio d'anni all'ombra di Diego Lopez lo possano far diventare veramente il futuro Buffon della nazionale. Anzi, ti dico, per me, io all'età di Donnarumma non ho mai visto nessuno, neanche Buffon e Zoff erano a quei livelli. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. E senti, parlando sempre di giovani, di Mastur cosa mi dici? Guarda, Mastur fino all'anno scorso, lui tecnicamente ovviamente non si discute, ha una tecnica sopraffina, anche lui ha una tecnica superiore alla media di tutti i ragazzi della sua età. Fino all'anno scorso però diciamo che giocava un po' da solo. Anche le volte che ha giocato in primavera era un po' fuori dal contesto, fuori dal gioco di squadra. Quest'anno Christian Brocchi si è detto molto soddisfatto del comportamento di Mastur nella tournée che hanno fatto. Ha detto che per la prima volta ha visto Mastur che gioca per la squadra. E lui impara a giocare per la squadra, a mettere al servizio della squadra il suo enorme talento. Vedrai che prima o poi il salto in prima squadra lo farà. Speriamo in bene. Senti, e in ultimo, domenica c'è l'Empoli, un tuo pronostico su Milan-Empoli. Bisogna assolutamente vincere, ormai non siamo all'ultima spiaggia, ma perdere le prime partite, il Milan, l'ultimo Milan di Allegri ci ha insegnato che vuol dire perdere il treno per la Champions, o sbaglio? No, infatti non sbagli, non voglio sentire le storie dell'anno scorso, che l'Empoli è una buona squadra, non esiste, noi non possiamo, il Milan di quest'anno deve fare una passeggiata con l'Empoli, deve vincere e deve convincere anche. L'Empoli ha beccato 2 gol in casa dal Chievo, quindi non mi si venga a raccontare che l'Empoli è una buona squadra. Abbiamo il dovere di vincere, a maggior ragione dopo la sconfitta di sabato scorso, di domenica scorsa, scusami, e quindi niente, io penso che Mihajlovic questa settimana la utilizzerà, la starà già utilizzando per strigliare i giocatori a dovere, e vedrai che sabato faranno una gran partita. Io sono convinto che sarà una vittoria, e sarà una vittoria convincente. No, ma io voglio dire, l'Empoli fosse anche una buonissima squadra, non ce ne vogliano i tifosi dell'Empoli. Quello che vogliamo far capire è che se il Milan vuole tornare a essere il Milan, deve vincere contro l'Empoli e contro la Juventus. Cioè, non ci sono più, non ci sono altre storie, insomma. Il Milan vuole fare il Milan bene, comincia a vincere con l'Empoli, con la Fiorentina, poi ci può anche stare la sconfitta e il pareggio, ma entro certi canoni, o sbaglio? Sì, sono d'accordo, e riprendo una frase che dice sempre il nostro amico Giovannino Lodetti: le squadre devono tornare ad avere paura quando vengono a San Siro. Certo. Giovannino dice sempre che nel tunnel degli spogliatoi, quando giocava lui, gli avversari bastava che guardavano i giocatori del Milan, vedevano Lodetti, Rivera, Prati, Schnellinger, e avevano paura di entrare a San Siro, cosa che negli ultimi anni non si è più verificata. Le squadre venivano a San Siro senza paura. Infatti. E questo non è accettabile. Dobbiamo tornare a essere il Milan che fa paura. Sono d'accordo, sono d'accordo. Va bene, allora Salvatore, nella speranza di commentare la prossima settimana un Milan vincente, io dico sempre domenica, perché io sono ancora vecchio stampo, no? Quando giocavano tutti la domenica, e penso che anche tu amavi quel tipo di calcio, senza ombra di dubbio. Vogliamo ricordare, intanto comincerà a parlare di un evento, ne parleremo fino al giorno prima dell'evento, il 26 di settembre a Roma. Cosa organizza il Milan Club Gianni Rivera Biennale? Allora, organizziamo una giornata con ospite d'onore il mitico Federico Buffa, che non so neanche come definirlo, scrittore, poeta, giornalista, cantore dello sport e non solo. Lui sarà nostro ospite d'onore. In quei giorni lui è al Teatro Quirino di Roma, dove presenterà il suo spettacolo Le Olimpiadi del 36, e faremo appunto questa giornata, dove approfitto dell'occasione, invito tutti i Milan Club, i tifosi milanisti che vogliano essere presenti, possono contattare me o te via mail, via Facebook, e saranno i benvenuti. Perfetto. Ok, allora Salvatore, ti ringrazio, rimani in linea, noi allora lanciamo il servizio Milan Vintage
e andiamo a rivedere un vecchio Milan-Empoli. Grazie, a dopo. Bene, abbiamo visto dunque Milan Vintage, questo Milan Empoli della stagione 1986-87. E per quanto riguarda la puntata di oggi, quindi è tutto. Speriamo che Milan possa aver ragione della simpatica squadra toscana dell'Empoli. Quindi vi do appuntamento alla prossima settimana. Ringrazio l'opinionista Salvatore Di Sarno e soprattutto ringrazio tanto Luciano Chierugia, alla quale voglio un bene pazzo, cavallo pazzo. Luciano, sei stato un mito come sempre, ovviamente anche tu Salvatore, se no mi diventa geloso. Da Roberto Valentino è tutto, un ringraziamento Olimpio Fortuna in regia, grazie, e noi ci rivediamo la prossima settimana. Ciao da Roberto Valentino e da Cronaca Rossonera. Plus a touch of class. He walks in and brings that grin, and they all fall en masse. Got to be the total hoot. Plus a touch of class. You find you'll adore her cool. Plus that touch of class. Want to toast the maxi most? Simply raise your glass. I'm involved, this means resolve to hit and run and pass. So he thought till he got caught by a touch of class. So he thought till he got caught by a touch of, just a touch too much of. Plus a touch of class. He walks in and brings
just touch a glass. You'll find you'll adore her cool, plus that touch of class. Want to toast the maxi most? Simply raise your glass. I'm involved, this means resolve to hit and run and pass. So he thought till he got caught by a touch of class. So he thought till he got caught.